Amici, proseguiamo con i lacchi. Un attimo sistemare la sedia, che se no cado e muoio. Che succede? Lin. Ehi, tutto bene? Oh, mi dispiace, io non vedo. Sei qui tutta sola? Stavo recuperando all'ospedale in città, poi mi hanno detto di tornare a casa, così sto aspettando mio padre. Ma non è mai arrivato, sono passati giorni ora. È sempre molto occupato a prendersi cura di noi. Credo che stia lavorando adesso. Così ho deciso di provare ad andare a casa mia. Sai, no? Per sorprenderlo. Capisco. Beh, questa strada è troppo pericolosa per farti viaggiare da sola. Ti aiuterò a trovare il villaggio. Lo farai? Sì. Grazie, sei così gentile. Sarà bello avere qualcuno con la quale parlare. Qual è il tuo nome? Yut. Il tuo? Kagachi. Kagachi. Sembri più. Suoni più come Kachi, posso chiamarti Kachi. Va bene. Okidoki non. Va bene. Qui che abbiamo? Va bene. Proseguiamo. Ho provato un attacco per far sì che mi sbloccasse il dash, ma tu sei nuovo. Tu sei tanto nuovo quanto stronzo. Ok. Arrivederci. Va bene. Adesso, cosa. Ho molte domande. Ho veramente molte domande. In merito a Lin, in merito a tante cose. Ah, tu sei rimasto indietro. Ok. Va benissimo. Allora, questo è praticamente gli shot. Ok. Qui, altro casino. Anche se poco. Salvataggio. Hai bisogno di riposare? Sto camminando troppo lentamente. No, non è quello che intendevo. Solo che non voglio poi farti tornare all'ospedale. Grazie, Kachi. Sei troppo a modo per essere una bambina? Di solito i bambini rispondono. Pensi? Vorresti veramente intorno a un bambino come quello? Va bene, non ci faccio caso. Perché questo hai fratelli o sorelle? Sì, se così si può dire. Era un'esperta nel. Non lo so. Un'esperta nel mettermi sotto la pelle. Pensavo mi traducesse altra cosa. Va bene, allora smetterò di essere gentile. Non era proprio la risposta in cui speravo, ma va bene, andiamo avanti. Sei divertente. Ok, mi sento meglio. Andiamo, Kachi. Va bene. Intanto mi ha completamente perso per il.
la possessione, va bene qui. Benissimo. Altri? Sì, voi due. Non siamo ancora andati con lui nell'altro, cioè oltre il velo. E però non intendo farlo perché mi disintegrerebbero. Quindi questi così io non ho ancora capito bene che cazzo serve. Cioè, no. Faccio esperienza, va bene così. Ok. Arrivederci. Questi li uccido tutti insieme. Questo gioco sta completando la sua trasformazione in Diablo. Minchia, due di queste unzi, cioè. Madonna, li ho shottati. Qual è il problema? Basta camminare, sono stanca. È così che dovrei parlare? Va bene, riposiamo. Bah, non proprio con mio padre quando tornerò a casa. Salta la parte dove l'hai sentito da me. Forse, forse no. Che cambia se glielo dico? Che finire nei guai? L'ho adatto così, per averti imparato le cattive maniere. Mio padre non si arrabbierebbe, è così carino. Oh, di sì. Sì, è dolce con me. Solo con te? Beh, quando esce è un po' spaventoso. Fa arrabbiare le persone. Non suona bene. Non preoccuparti, Kachi, non gli dirò di te. Lo temi, eh? Che cos'era? Che succede? Non preoccuparti, semplicemente resta qui per un secondo. Non avevo combattuto un boss simile. O ricordo male io. Meglio inizio. Sei matto. È follia. No, non l'abbiamo combattuto. Non l'avevamo combattuto. Ok. E vabbè, che volevo fare? Che potevo fare? Ah, ok. Va benissimo. Ok. Va benissimo. Va benissimo. No, merda, mi ha preso comunque. Lo pesa? Sì. Ok. Ok. Ah, ce n'erano due. Ma io... Troppo lontano. Vabbè,
non era colpa mia. Non stava schivando, quindi io. Ok. Dai. Questa cosa è terribile perché... Qual è il piano? Ok. Questo non l'avevi fatto prima. Dai. Ok. Ok. Ottimo, aspetta. Merda, mia... Ok. Curati. No, non l'è piaciuto. Dai. No, vai via. Vabbè, ma c'è l'animazione. C'è l'animazione. Fanculo. Via. Ok. No. Vaffanculo, dai. Ah sì, sei qui, va tutto bene? Ah. Sì, sono qui. Dobbiamo muoverci. Ok, sono pronta. Ci siamo quasi? Ci siamo, non è vero? Non vedo l'ora di vedere mio padre. Facciamo una mossa. Che palle il non poter schivare quando cazzo mi pare piace. Posso schivare solo quando attacco. Cioè devo per forza prima attaccare, poi posso liberamente utilizzare i movimenti, ma non capisco perché. Ok. Ok. Quanti cazzo siete? Dai. No, vabbè, non posso utilizzarli. Non posso utilizzare la possessione per loro. Cioè, mi sentirei stronzo, capito? Me la tengo. Ok. Vediamo un po'. Ecco, per te ancora. Esatto. Ho fatto bene. Ho fatto molto bene. Morti tutti? Bene. Merda, io la perdo, vabbè, vaffanculo anche, dai.
Sembra il villaggio del primo Evoland, però non credo. Quindi cosa ne pensi, Calci? Villaggio carino, No. eh? Siamo sicuri che siamo. Sei sicuro di essere nel posto giusto? Beh, non posso vedere, ma sa di casa. C'è un altro odore, però. Un odore divertente. Cos'è? Ina. Aspetta qua, aiuto. Cercherò tuo padre. Va bene, buona idea. Lo voglio sorprendere. La mia casa è non troppo distante dalla fine del villaggio. Mi nascondo da qualche parte e aspetto. Portami papà e non farmi beccare. Sì, è tutto nero. Ok, allora, lei si è nascosta qui, va bene. Ma sono tutti morti. Ma che angoscia. Chi è il padre? Dolci anime, cosa è successo qui? È tipo, credo sia un santo cielo, una roba del genere. Aiuto. Chi è lui? Ehi, aiuto. Tu sei il diavolo della notte. Ehi, ehi, ehi. Non avvicinarti. È ok, è solo Kachi. Mi ha aiutato a tornare a casa. È impossibile, il diavolo della notte non aiuta le persone. Ha fatto questo al nostro villaggio. Che cosa ha fatto al nostro villaggio? Dimmi, cosa? Kachi, che cosa hai fatto al mio villaggio? Non lo so. Non so niente più di te. Non ascoltarlo. Lui sa tutto. Ho visto tutto. Ho guardato e ha ucciso tutti. No, tu stai mentendo. Kachi non lo farebbe, vero? Kachi, intanto mi ha conosciuto 20 minuti fa sta bambina, vabbè. E mio padre? Mio padre è ancora vivo, vero? No, aiuto. Tutti morti, li ha uccisi lui. No, no. Tuo padre era pronto per andare via, per andare a prenderti. Lì è stato attaccato. È la verità, Kachi? Lo è. Perché? Perché faresti una cosa del genere? Perché, Kachi? Kachi, per favore, dimmelo. Via da qui. Lasciaci da soli, mostro. Guardati le spalle, aiuto. Io posso veramente essere il diavolo della notte? L'ho letta male l'ultima frase, io. Ma prima lo rimetto da ciò. Bruttino. Poco cordiale anche.
Maira! Non l'avevo conosciuto. Schiavolo della notte. Cusci. No, ti prego, non tu di nuovo. Sapevo che eri da qualche parte. Con tutte le persone che potevo incontrare. È il peggior giorno della mia vita o cosa? Forse. Non forse, sicuramente. Com'è possibile che... nel mondo dei vivi tu riesco a sopravvivere senza una senza un graffio. Penso che Mayura potrebbe averti attirato a me. Chi è Mayura? Non ho incontrato ancora nemmeno una faccia amica. Beh, non hai vissuto una vita amichevole. No. Dimmi solo una cosa. Se io sono il diavolo della notte, che anno è questo? Tu veramente non ricordi? È l'inizio di una nuova era. Il sovrano Sara è appena sceso al trono. Sovrano Sara. Quella che è stata eseguita, giustiziata. Che cazzo di parola è quella? Ma vuol dire traditrice. Chiudi quella bocca da traditore, qualcuno potrebbe sentirti. Perché dovresti dire una cosa del genere? Quindi prima dell'esecuzione. Questo vuol dire che se torno indietro nel tempo e... questo vuol dire che sono tornato indietro nel tempo diventando il diavolo della notte prima che muoia. Stai male. Questo sarà accaduto... questo deve essere successo a causa di quello che ho fatto nel futuro. Complesso da spiegare, comunque. Futuro? Devo dirtelo, non sei come ti avevo immaginato. Pensavo che fossi senza cervello, una bestia omicida. Voglio sentire la tua storia, se vuoi raccontarmelo. Cusci. Ah, la sua anima è divisa in due. Quindi il diavolo della notte non può reincarnarsi, la sua, questa è la sorgente del suo odio. Ho capito bene? Sì. Quindi tu hai dato la tua vita per salvarlo. Ti sei reincarnato nel passato proprio prima della morte? Poi ti sei tolto la vita per salvare lui, che ti aveva incarnato nel passato proprio quando eri sulla soglia della morte. Questo è, detto francamente, folle. E io ho assolutamente zero prove. Ma se quello che dici è vero, non hai ragione di mentirmi. Va bene, sono convinto. Cosa? Ok. Cambiato rapidamente, Cusci? Che vuol dire? Beh, comunque... No, non era cambiato rapidamente. Sei un po' diverso, Cusci, ok. Ok, allora, dimmi il nome un'altra volta. Qual è il nome? Dai, non lo dica a nessuno. Il nome che hai detto prima, Mayura, giusto? Quello è uno dei personaggi di un libro che amavo quando ero piccolo. Era la protagonista e alla fine del libro lei ringraziava sempre me, il lettore, per aver letto la storia. Questo all'epoca era il mio mondo. Così tanto, infatti, che è stato allora che ho deciso. Se dovessi mai sposarmi e avere una figlia, la nominerò Mayura. È vero? La conosci, vero? Non stavo facendo
movimenti strani con il sistema da freddo. La conosci, no? Mayura, intendo. La conosco. È tua figlia. Mia figlia. In futuro me sarà l'uomo più felice di sempre. Sì. Lo è. Lo sapevo. Beh, questo mi fa sentire meglio. Dobbiamo andare. Ma fammi dire una cosa. Tieni a mente, non so esattamente cosa sta succedendo, ma non possiamo andare da qualche parte fino a quando tu non capirai qualcosa in più in merito a ciò che è successo. La cosa più importante è più importante di provare a tirare fuori delle teorie in merito a ciò che è accaduto. Non sto parlando a te come il diavolo della notte, ma a te come persona. Ha un senso? Sì, potresti avere ragione. Potrei averlo tradotto male. Quindi, no, a te ha un suo senso quello che ho detto. Ok, partiamo con qualsiasi cosa tu possa ricordare e lavoriamo da lì. Se non puoi ricordare, se non riesci a ricordare, continua a guardare. Ora andiamo. Evitiamo di farci catturare. Grazie, Kushi. Ok. Ok. Brutta combo. Ok. Va bene. Ok. Onestamente non so dove devo andare, però. Non ne ho idea. Ma è giusta la strada che sto percorrendo? Non lo so. Aspetta, ottimo. Ce n'è uno. Non ne lasciamo in piedi nemmeno uno. Allora. Va bene, dai, perché se no va a finire. Non lo riesco nemmeno a utilizzare, quindi cerco un salvataggio rapido. Anzi, in realtà credo di aver capito dove devo andare, ma boh. Onestamente non lo so. In realtà non ne ho particolarmente idea. Però. Ok. Ottimo. No. Dai, cazzo. No. Merda, mi ha paralizzato, ovviamente. Portiti. Ok.
Facciamo un po' di... facciamo una strage. Perché qui non vale nemmeno la regola del... vabbè cazzo. Dove ci sono i nemici vuol dire che è la strada giusta, perché i nemici sono ovunque, quindi... io non so quanto effettivamente valga questa cosa qui. Però... credo anche di stare tornando obiettivamente troppo indietro. Quindi... quindi penso di ritornare... di là. Perché... mappa. Ah, qui abbiamo dello... abbiamo un qualcosa, va bene. La cosa che spero... poi ci spawnava dell'altro? No. Va bene. È solo disagio. Ok. Benissimo. Ok. Ma se andassi qua giù? Non ho davvero la benché minima idea di dove io debba andare. O cosa io debba fare. Forse devo andare di qua. Ok, va bene, dai. Lo scopriamo nella prossima parte. E dobbiamo potenziare Aisha.